Buongiorno, buongiorno a tutti e niente, faccio questo vlog perché stanotte è successa una cosa. E in pratica il mio gatto non è stato bene, ha vomitato sì e no una decina di volte. Era molto abbattuta e non veniva neanche vicino a me. Se la stimolavo a giocare, nulla, non aveva proprio reazione. E abbiamo dormito insieme, me la sono coccolata e ho chiamato la veterinaria stamattina, che ha detto che deve fare delle flebo per idratarla, perché ovviamente sta vomitando e vomita spuma e liquido giallo. Eh sì. E non fa niente, poi lo incolliamo. Adesso l'ha giusto, non devi piangere. Ogni volta che faccio qualche video penso di farlo, Vito piange sempre, vero? Non si piange, sei grande. Come no? Vabbè, comunque la portiamo oggi e vediamo un po' cos'è, perché la vedo molto abbattuta. Di giocare gioca un pochino, però del resto non mangia e non beve, e quindi è grave come cosa. Vediamo un po' cosa è, anche perché ha fatto le analisi l'altro giorno e oggi sapremo i risultati, quindi dobbiamo vedere un po' di cose, anche perché dobbiamo fargli, come vi ho detto, la sterilizzazione, quindi vediamo prima questo problema e poi procediamo. Noi adesso scendiamo, andiamo dalla nonna e niente, poi arriva mio marito e portiamo il gatto ovviamente al veterinario. Amo, dobbiamo andare all'alla, dai. Oh. Vito, andiamo, dai. Andiamo a prendere il passeggino. Eccolo qua, il body da fuori. Bravissimo, già si mette dentro. Saluta, Vito. Saluta, fai ciao. No, ciao a tutti, devi dire. E girati. Bravo. Voglio usare. No. No, Qua. io farlo. Io. Qua. No, qua. No, Il dito, il dito. Ok. io. No, tutto. Vai. E vuoi fare tutto solo? Piano. Le mani. Ok, bravo. Stiamo andando dalla nonna. Adesso la mamma vede se c'è qualcosa nella buca, ma nulla. No, papà sta al lavoro, amore. Dobbiamo andare dalla nonna. Stiamo salendo dalla nonna. Beh, sali? Bravo! Sì! Dai, sì, madonna, quanto sei bella! Bella sissina, sissina. Oh, sissina, bella! Ciccia, ma chi te la fa fare di scendere quarto piano? Quarto piano a piedi. Solo. Piano piano. Solo, Vito. Me.
Vediamo. Piano. 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 Piano, piano, con calma. Vai, vedi. E vedi, che si fa? Si entra. Entriamo. Si entra. Metti gli occhiali, dai, come il nonno. Hai capito, fai il panda col cuoco. Oh! Vito, metti gli occhiali come il nonno. Metti gli occhiali come il nonno. Vediamo. Chi sei tu? Il nonno. Bello, ciao nonno. Io sono Charlie D'Amelio. Mimmi. Che fai? Dimmi. Vai a lavoro o nonno? Vito, apri la bocca. Vai a lavoro o nonno? Vito, apri la bocca. No, no, no. No. Vito, vai a lavoro? No, però... Dammi qua! No, non è no. Bambina di 9 anni che piange. Vediamo i denti. No, così apri la bocca. Vediamo i dentini. Bravo, bravo. Bravo, mo sopra. Gira lo spazzolino, giralo. No, tu, gira lo spazzolino. Così, così gira, così. Strofina? Mamma, daddy. Bravo! Strofina, brava la nonna. Zucco, zucco, zucco. Sputa. Beh! Poi? Così sputa, bravo. Abbiamo comprato, questa bomboletta qui da Tigotà, che colora i capelli fucsia fluo. Belli. Mi raccomando, coprite gli occhi. I miei polmoni stanno esplodendo. Questo è il colore, non ti sta assolutamente. Buongiorno, siamo a Radio Norba. Adesso lo devi far asciugare bene. E adesso come faccio ad asciugarlo veloce? No, è così, devi camminare in casa. Vabbè, ciao, facciamo la nonna. A me sono super bruciati ancora. Però attendo un altro posto facendo maschere e tutto. Si stanno schiarendo piano piano perché ovviamente la tinta schiarisce piano piano. Questa è? Le maschere! Okay, e due! Allora, sono buone! Appena scade, 9 marzo! Sì, sono buonissime! Yeah. Abbiamo portato
portato il gatto. Eh sì, è vero, abbiamo portato il gatto al veterinario. Sì, sì. Cosa mangi? Ancora! Quanti biscotti! Piano, mastica, Lo so, che capelli da pazza. Oggi proprio. Vabbè, comunque abbiamo portato il gatto al veterinario e gli hanno fatto la flebo. Siccome avevo fatto i servizi, hanno pensato che fosse stata la candeggina che ho usato nel bagno, perché lì ogni volta che io lavo viene a rompere le palline. Quindi può darsi che sia stato quello. Vediamo un po', perché ieri comunque stava sempre a vomitare, stava male. Di solito mi insegue, però ieri no, non mi pensavo e me la sono portata a letto ed è stata con me. Quindi speriamo che questa notte vada bene, perché me la sono vista proprio male ieri. Ed è qui, fatti vedere piccolino, mi hanno fatto la flebo. Speriamo che va tutto bene. Amore della mamma. Speriamo che mangi, perché non ha mangiato niente, non ha bevuto, quindi le hanno fatto la flebo per idratarlo. Vai mamma. E niente, noi abbiamo mangiato e quindi adesso mi vedo Grande Fratello e poi vado a nanna. Ci vediamo al prossimo vlog. No, mamma. Ci vediamo al prossimo vlog, perché sono stanchissima, quindi ho intenzione di vedere un po' di Grande Fratello e andare a dormire. Un bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Saluto, amore. Saluto. No, ciao a tutti. Ciao a tutti. Di ciao ragazzi. Di ciao ragazzi. Di ciao ragazzi. Ciao a tutti. No, ciao ragazzi. Tintini. Tintini, un bacio alla mamma, dai, fai vedere come li vuoi bene. Ciao. Sta mangiando finalmente. Bravo mamma, mangia, dai. Mangia qua. E poi uno dice che non sono come i cani. Cioè, capiscono ugualmente. Per chi non ha un gatto non può capire. È vero, mamma? Sei bellissima. Dai, mamma, qua. Qua. Mangia, dai. Qua. Dai, mamma. Amore della mamma. Qua. Dai.